Buongiorno amici di Nova News 24, al grande fratello VIP si accende lo scandalo, bigliettini gate, pizzini per un concorrente, ma cosa sta succedendo? Arriva la segnalazione, scoppia il bigliettino gate, al grande fratello VIP 2022 un concorrente riceverebbe dei pizzini con indicazioni sul proprio percorso. La segnalazione su diversi giornali online. Scoppia un vero e proprio bigliettino gate al grande fratello VIP. Secondo il blogger Amedeo Venza, un concorrente riceverebbe dei pizzini contenenti indicazioni sull'atteggiamento da tenere all'interno della casa per creare dinamiche, essere protagonista e conquistare il pubblico. Amedeo Venza non fa nomi ma parla del caso, si riferisce al concorrente con un lui però escludendo probabilmente, diciamo probabilmente amici, tutte le donne della casa. Riguardo la questione dei bigliettini gate, il concorrente che riceverebbe delle indicazioni, volevo aggiungere qualche dettaglio in più, dice Amedeo Venza. Quando riceve questi bigliettini lui li legge in un punto della casa dove le telecamere non arrivano, ha spiegato sui social, scatenando la curiosità dei fan. Secondo quanto riferisce Amedeo, gli altri concorrenti del grande fratello VIP si sarebbero accorti della presenza dei pizzini e si sarebbero lamentati tutti, sembrerebbe che gli altri concorrenti ne siano a conoscenza e ci sarebbe stata una lamentela generale. Penso che tra qualche giorno uscirà pure il nome di chi riceve i biglietti, spiega Venza, il nome del concorrente protagonista della segnalazione resta top secret, ma sul web i fan cercano di fare ipotesi in tutti i modi. Chi sarà dunque il destinatario, amici di Nova News 24? In tanti pensano ad Antonino Spinalbese. Dopo essere stato fuori dalla casa per sottoporsi a controlli medici in ospedale, sarebbe rientrato con diverse informazioni. Sarà vero o no? Questo non ve lo sappiamo dire, non diciamo nulla di tutto ciò, cerchiamo di rimanere sul vago, non abbiamo la veridicità di quello che stiamo dicendo, ma il web si sta scatenando. Diteci cosa ne pensate, amici di Nova News 24, se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.